E si chiude con una convincente vittoria la stagione di questo Crotone che diventa la migliore seconda della categoria con 80 punti, numeri molto, molto importanti. C'è solo da fare i complimenti al Catanzaro per la stagione, ma anche in questo caso non mi va di ripetermi perché comunque parleremo sempre delle stesse cose. Crotone che chiude al meglio la stagione, adesso c'è da pensare ai playoff che saranno tra 3 settimane. Sarà necessario affrontarli al meglio. Diciamo che si è con questa vittoria precluso la possibilità al Taranto di accedere ai playoff perché il Taranto è arrivato a pari punti con Juve Stabia e il Giuliano, scusatemi, è arrivato a pari punti con Juve Stabia e Taranto, ma è dodicesimo in classifica, quindi fuori dai playoff. Da un certo punto di vista un po' dispiace, però il Crotone aveva l'obiettivo, come detto ampiamente anche da Zauli nel pre-partita, di vincere per poter affrontare le prossime settimane con consapevolezza nei propri mezzi in ottica playoff, dove sarà veramente interessante vedere chi andremo ad affrontare, però lì è il futuro che ce lo dirà. Quest'oggi un Crotone che si è schierato con diverse seconde linee, i tanti diffidati che ci sono in rosa sono stati messi da parte per evitare problemi, Branduani comunque in porta, Calapai, Papini, Gigliotti e Gironi in difesa. Petriccione e Carrara a centrocampo con Chiricò, Derrico, Dursi dietro Cernigoi. Quindi questa la formazione. Nel primo tempo Crotone che parte subito forte, prima Derrico e poi Cernigoi stabiliscono il 2-0. La riapre Rizzo nel secondo tempo al 56esimo, ma dopo praticamente un minuto è Chiricò a praticamente mettere fine alla partita 3-1 e tutti a casa. Quindi si chiude bene la stagione all'uscita e ora testa ai playoff. Io ragazzi mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.